Questo deve essere ricordato come un giorno di festa per l'intera comunità di Carovigno. È un messaggio che più volte nel suo intervento il sindaco di Carovigno Carmine Brandi ribadisce a testimoniare l'importanza dell'evento di oggi, quando la città di Carovigno, dopo anni, è riuscita a chiudere l'iter che permette la utilizzazione dell'impianto consortile del depuratore di Contrada Bufalaria. Il 21 dicembre partiva l'inverno e noi abbiamo mantenuto un impegno che era stato preso anche durante la campagna elettorale. Sono passati dal 1945, mi dicevano oggi 16 sindaci, 6 commissari. Ebbene, con questa amministrazione siamo riusciti a mettere in funzione l'impianto di depurazione. Un obiettivo raggiunto, una giornata di festa per l'intera collettività e un obiettivo raggiunto grazie al lavoro profuso da tutti quanti, grazie all'abnegazione, alla perseveranza, alla lungimiranza, al raccordo sinergico fra i vari enti, uffici comunali, gli assessorati, l'amministrazione. E devo dire l'apporto fondamentale del Presidente della Regione Puglia Emiliano, dell'assessore ai lavori pubblici Giannini, dai funzionari della Regione Puglia, dall'autorità idrica pugliese, dall'acquedotto pugliese, insomma abbiamo tutti quanti lavorato assieme e remato per portare questa barca all'approdo giusto, che era la risoluzione di un problema che andava avanti da 40 anni. Ci stiamo già predisponendo per cercare di arrivare a collegare le marine. Abbiamo già, assieme all'acquedotto pugliese e all'Enel, predisposto un progetto per una cabina elettrica che sarà installata a Specchiolla, che servirà ad alimentare le pompe di sollevamento che porteranno i reflui delle marine, all'impianto di depurazione. Posso dire, senza sbilanciarmi molto, che l'obiettivo è quello che durante la prossima estate, Pantanaggianni e Specchiolla si potranno già essere collegati. Lavoreremo per collegare però tutte le marine, Santa Sabina e Cariciolo. Il sindaco di Carovigno poi ha tracciato un bilancio delle attività svolte durante i primi 2 anni di attività della sua amministrazione. Siamo arrivati e avevamo una situazione un po' particolare, abbiamo spaziato su tanti campi che magari ai più non è facile vedere, però avevamo il problema della Garbigna, abbiamo risolto egregiamente un contenzioso, abbiamo tirato fuori cifre interessanti, però anche questo ha portato dei risultati, perché abbiamo portato la stabilizzazione del personale, abbiamo portato un nuovo piano di impresa e la cosa di fondamentale importanza è che quest'anno, per la prima volta dopo tanti anni, la società Nuova Carbigna uscirà in utile. È un impegno che avevamo preso e l'abbiamo anche mantenuto. Ci siamo interessati del servizio della nettezza urbana, abbiamo da subito fatto un bando che ha consentito di mettere fine alle continue ordinanze, abbiamo avuto un risparmio positivo dell'ente per il servizio che è stato fatto. Stiamo controllando sempre e comunque la società della nettezza urbana, perché noi vorremmo avere sempre di più, vorremmo avere il paese bello pulito, i servizi in ordine, ci stiamo impegnando per questo. Altra cosa di fondamentale importanza, l'avevamo detto e l'abbiamo fatto, abbiamo riportato in house la banca dati dell'ufficio tributi del Comune di Carovigno. Prima avevamo tutto all'esterno, abbiamo portato all'interno la banca dati, abbiamo portato all'interno l'ufficio tributi, stiamo formando il nostro personale e stiamo lavorando su quello che avevamo detto, lotta all'evasione fiscale, perché bisogna che si paghi tutti e tutti quanti in modo tale che si può pagare di meno. Stiamo andando avanti con veramente una lotta continua rispetto all'evasione fiscale, stiamo avendo dei buoni risultati.
su un punto di vista sociale, centro ludico di prima infanzia che è ripartito, stiamo lavorando grazie alle misure messe a disposizione dalla Regione Puglia con il RED, l'ambito territoriale per la gestione dei servizi sociali va sempre avanti garantendo i servizi nonostante le ristrettezze economiche. Sul piano del commercio, quanto prima, entro fine anno, andremo avanti con il discorso per assegnare le aree ai mercati e alle fiere. Siamo addirittura d'arrivo per il regolamento per la zona a traffico limitato nel centro storico. Nell'ultimo Consiglio Comunale abbiamo approvato il regolamento che consente agli imprenditori, ai giovani che vogliono investire nel centro storico, di avere degli sgravi fiscali sia da un punto di vista di abbattimento di spese per gli oneri di urbanizzazione, ma anche per l'occupazione suolo pubblico e quant'altro. È una macchina amministrativa giovane, una macchina amministrativa che sta camminando. Con non poche difficoltà, ma di problemi ne stiamo risolvendo tanto. Stiamo risolvendo il problema legato al personale. Quanto prima, entro l'inizio dell'anno prossimo, abbiamo messo a punto la nuova pianta organica con il fabbisogno. Avremo la possibilità di assumere a tempo indeterminato due vigili urbani, avremo la possibilità di assumere tramite bandi tre tecnici amministrativi categoria C che andranno a rinforzare l'ufficio urbanistico, così abbiamo detto, un altro che andrà a rinforzare l'ufficio tributi. Quanto prima ci doteremo di una graduatoria per il tempo determinato dei vigili urbani. Diciamo che stiamo lavorando a 360 gradi. E i risultati, se si semina, poi si ottengono. Volevo ricordare anche, perché a volte ce lo dimentichiamo, quest'anno abbiamo avuto la bandiera blu, il nostro obiettivo è quello di mantenere la bandiera blu, ma ci stiamo lavorando anche per un altro discorso strettamente legato, che è quello della spiga verde. Abbiamo partecipato anche a questa cosa e sono certo, sono sicuro che arriveremo anche lì ad avere i nostri bei risultati. Noi abbiamo avuto un risultato positivo sulla raccolta differenziata. Siamo arrivati al 42% di raccolta differenziata. Questo ci porterà l'abbattimento dell'ecotassa. Da una spesa di 26 euro a tonnellata arriveremo ad una spesa di 6 euro a tonnellata. Quindi anche questo è un altro obiettivo raggiunto. Noi con l'attivazione, perché stiamo lavorando, il centro comunale di raccolta, abbiamo come obiettivo il raggiungimento del 65% della raccolta differenziata. È un'altra cosa che sicuramente centreremo perché ci stiamo lavorando e ci crediamo sempre molto in quello che facciamo, per cui sono certo che anche questo obiettivo sarà raggiunto. Al termine, un augurio a tutti i cittadini della città dell'Ansegna. Un auguro speciale ai miei concittadini. Auguro chiaramente ogni bene, non è retorica. Auguro che quanto prima si possa sbloccare la situazione economica nazionale, che possa prevedere nelle famiglie di avere un po' più di tranquillità. La gente adesso chiede lavoro. Noi dobbiamo creare le condizioni per far sì che questo lavoro resti sul territorio. Abbiamo una costa abbastanza lunga. Abbiamo sempre detto che lasceremo spazio ai portatori di interesse che possono venire ad investire sul territorio per dare spazio in modo da creare occupazione. L'augurio che faccio ai miei cittadini, ai miei concittadini amati, è quello di avere tanta serenità nelle famiglie, di stare tranquilli, di cercare di vivere la vita nel miglior modo possibile, di sfruttare e di sentire al massimo quello che sono le piccole cose. State insieme alle persone che volete bene, abbracciateli, vivete con tranquillità, vivete con amore e sicuramente le cose potranno essere viste in un'ottica diversa e sicuramente poi potranno arrivare anche le belle cose. Auguro a tutti i miei cittadini un buon Natale, un felice Natale, un sereno Natale. È una prospettiva positiva per l'anno che deve arrivare.